Nuovo unboxing per i Gizmo. Allora, dovrebbero essere, speriamo, cose molto 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 goduriose. Uno, due, siete pronti? Tre. No, allora il volante, che lo aspettavo perché sono appassionato di corse d'auto, il volante più pedaliera, compatibile con PS3, PS4, Switch, Xbox One e PC, ma soprattutto il primo volante da corsa per giocare con Android, che è questo, e iOS. Vuol dire che adesso metterò Formula One sul mio fido iPhone 12 Pro, lo collegherò a questo meraviglioso volante e giocherò sfruttando una corsa incredibilmente realistica, perché guardate le dimensioni di questo volante, è quasi full size, è prettamente full size, perché certo un po' compatto, però anche il meccanismo bellissimo. Che il meccanismo è veramente, veramente con i comandi chiaramente di controllo classici, in questo caso delle console, è chiaramente compatibile anche con PC, ve l'ho detto, perché comunque si collega via USB. No, la marcia, bellissimo. Se no ci sono anche i comandi per tipo cambio sequenziale. Andiamo avanti. I tasti funzionano. Vi dico già che tenendolo così è notevole. È veramente notevole l'ergonomia, guardate che bello. Andiamo avanti perché mi sto entusiasmando. Cosa dice qua? Il primo volante di gara al mondo compatibile chiaramente anche con i dispositivi mobili, e quindi bisogna installare l'applicazione per PS4, per Xbox One, per Switch. È tutto compatibile, è tutto collegato via USB, quindi sfrutta un collegamento standard. Questi sono addirittura i manuali, eccetera. Veramente completo questo foglietto. Notevole. Ah, e poi si può anche, chiaramente, la configurazione del telefono deve avvenire in sincronia con il supporto, ma è pienissimo di accessori, perché c'è. Allora, questo è l'aggancio per il tavolo, quindi per applicare bene, per applicare il volante a un supporto piano. Questa è la pedaliera che si connette attraverso questo ulteriore dispositivo. Ah no, questo c'è l'aggancio per il telefonino, così da metterlo dietro al volante per far finta di vedere la strada, perché per simulare ulteriormente la visuale di guida. Questo invece è il controller wireless, ok, per gestire in concomitanza con l'uso del volante la pedaliera. Fantastico. Scartato il Seraphim R1 Plus, abbiamo deciso di provarlo. Allora, lo proveremo con le tre configurazioni che un po' metaforizzano l'uso di questo volante, perché ricordiamo che è compatibile con console, smartphone e PC. Quindi useremo un PC gaming, useremo la Xbox, ma è compatibile anche con PS3, PS4 e Switch, e con uno smartphone, in questo caso giocando ad Asphalt. Qui sulla scrivania ho già tutto il necessario. Partiamo dallo smartphone, poi Xbox e infine PC, e vediamo un po' come funzionano tutti questi pezzi e anche come si montano. Messi in ordine e montati opportunamente, sono questi gli elementi che poi trovate nella scatola e che vi abbiamo fatto vedere durante l'unboxing. Quindi c'è il gancio per il tavolo, la pedaliera, il supporto Bluetooth per rendere wireless la pedaliera, poi vi spiegherò cosa serve,
il supporto per lo smartphone, questo poi vedremo cosa servirà, è il joypad della console che servirà per far riconoscere il volante alla console e il volante esso stesso. Il volante è già agganciato, come vedete, alla superficie del nostro tavolo, ok, per via di queste ventose. Ma se volete ulteriormente perfezionare l'appoggio, adesso vi faccio vedere come si aggancia per bene alla superficie per evitare qualunque tipo di movimento involontario. Per prima cosa abbiamo montato però la pedaliera, quando l'avete vista nell'unboxing, aveva queste due uscite che sembrano quelle del telefono. Ebbene, questa è l'interfaccia che permette di utilizzarla, perché l'altra vi servirà per la Switch o per altre console. Potete fare in due modi. Potete o agganciarla a questo adattatore, che funziona con tre pile AAA, quindi mini stilo, lo si accende e lo si configura o in modalità Android o in modalità iOS, perché il volante è compatibile con entrambi i sistemi operativi, e lo configurate via Bluetooth, lo abbinate via Bluetooth allo smartphone. In questo modo avete la possibilità di usare acceleratore e freno direttamente come fossero un comando dello smartphone. Nella nostra configurazione useremo invece la pedaliera collegata direttamente al volante con la console e il PC, e quindi andremo ad agganciarla così. Ok, facendo questa piccola operazione, il volante adesso comanda la pedaliera e quindi i pedali sono attivi. In questo momento la connessione USB è scollegata, la collegheremo dopo, vi faccio vedere come per configurarla sia su PC sia su console, perché il primo esperimento che andremo a fare sarà quello con lo smartphone. Quindi la pedaliera la posiziono sotto e invece quello che voglio farvi vedere è come agganciare, come fissare meglio il Serafim R1 Plus al tavolo con questo supporto, ok, si aggancia e poi si gira. Qua sotto, bene, adesso è veramente fisso, è un volante d'auto quasi. E per la verità è un volante da sportivo, da fuoriserie, perché in effetti l'impugnatura rispecchia quello dell'auto sportive. Ci sono addirittura i comandi per il cambio sequenziale e anche questo per il cambio sequenziale, avanti e indietro, se preferite al volante, oppure volete giostrarvi con una guida un po' più vintage, diciamo in questo modo. Abbiamo visto cosa serve questo, non abbiamo ancora visto cosa serve questo. Abbiamo detto che partiamo dallo smartphone, quindi dobbiamo agganciare in qualche modo il volante allo smartphone. E come si fa? Montando questo supporto al centro del volante, ok, si smonta e si monta, è come se un supporto di quelli magari per i selfie stick, per gli stativi fotografici per lo smartphone, è identico, perché funziona esattamente nello stesso modo. Sbloccare lo smartphone, si collega qui e si usa un gioco, per esempio Asphalt, che permette di comandare la macchina con il display, ma non con il display attivo, ruotando il telefonino, ok? Quindi usando l'accelerometro. Ecco che quindi il Serafim sfrutta l'accelerometro, ma invece di pilotare usando le mani appoggiate al volante, userete il volante stesso. Quindi l'interfaccia rimarrà uguale, la userete sempre in modo classico, quindi con il touch e con tutte anche le pubblicità possibili e immaginabili dei giochi. Potete continuare le vostre competizioni, c'è anche il volume, ok, scegliamo una macchina, l'unica proposta che abbiamo è questa, gioca. Quindi a questo punto impugnate il volante, che sembra veramente anche per la cura dei materiali, per le gomme, per il tipo di impugnatura, sembra veramente quello di avere in mano una macchina, e via. Adesso e avete tutti i comandi a display,
ovviamente se configurate la pedaliera, questi comandi sono fatti con la pedaliera, ma io preferisco ed è veramente realistico, perché poi il girare il volante, vedere la macchina ad agire esattamente come vi aspettate, non più come una volta per esempio con Asphalt, basso un po', con Asphalt che vi obbliga a surrogare il volante con ruotando il touchscreen, ecco, questo è veramente realistico anche perché è discreto, quindi potete avere anche le famose mezze misure per fare le micro, le curve in maniera più o meno realistica, e chiaramente usando grid, usando altri giochi ancora più realistici come guida, beh, il volante è fondamentale per ottenere prestazioni superiori. Chiudo con l'esperienza d'uso del Seraphim R1 Plus col telefonino citandovi l'app per telefonino, che vi permette di configurare i dispositivi gaming in questo momento distribuiti o disponibili a marchio Seraphim. Nel nostro caso si tratta del R. Cosa fa? Vi mostra i giochi compatibili, quelli che potete scaricare. Chiaramente poi sono tutti giochi fortemente virati all'ambito di guida, quindi da Mario Kart addirittura guida delle moto, bike e chiaramente Racing Grid e Asphalt che abbiamo visto prima. Vi permette di attivare il Bluetooth per abbinare il dongle per la pedaliera, ma soprattutto se voi attivate in questo caso un gioco come Asphalt 9, quello che abbiamo usato prima, vi dice qual è la configurazione da attuare per ciascun gioco e per usare al meglio il volante. Va bene, è un'app fondamentale, vi serve, scaricatela quando comprate l'R1 Plus, questo volante che anche, ancora una volta, mi piace molto impugnarlo perché pur essendo leggermente più piccolo chiaramente di un volante per auto, però la dimensione non è tanto distante da quella dal diametro di un volante di un'auto sportiva, e questa impugnatura così confortevole eccetera proprio sembra di essere a bordo di una fuoriserie. Ho tolto l'adattatore per lo smartphone perché adesso giochiamo con l'Xbox, con la console. Seguiamo le istruzioni che sono molto complete e vi consiglio di seguirle. La configurazione che vedremo per la Xbox è uguale ed è speculare a quella per la PS4 e anche per la Switch. Si consta di alcuni passaggi. Bisogna stare attenti, non sono difficili ma vanno fatti tutti nel modo giusto. Allora, abbiamo abbinato, come vi ho fatto vedere, la pedaliera al volante. Sempre sul retro, se ci avete fatto caso, del volante è presente una porta USB. Alla porta USB dobbiamo collegare il joypad della console, perché il joypad fa da bridge, cioè fa da ponte, cioè permette di configurare il volante come periferica di gioco. Quindi collegate il classico cavo USB e lo collegate al joypad. Ok, allora il joypad è quello che vi permette di, vi garantisce il fatto che ci sarà comunicazione tra volante e PlayStation, perché viene surrogato come controllo di gioco. Infine collegate il connettore USB del volante del Seraphim alla console. Se tutto è andato bene si accende il semaforo rosso, che non è il semaforo di alt ma il semaforo di ok. Siete perfettamente configurati, e come fate a capirlo? Perché muovendo il volante mi muovete all'interno dell'interfaccia dell'Xbox, oppure usando anche i tasti funzione, e questi sono tasti che funzionano esattamente come quelli dell'Xbox, quindi corrispondono alla A, alla B, alla Y e alla X. Visti in altro modo, se guardate bene tra questi disegni qua, riconoscete i comandi di controllo della PS4 e vi ho detto tutto. Poi ci sono una serie di altri tasti qua e anche nella parte posteriore che sono configurabili per determinate azioni, ma noi andiamo sul semplice, giochiamo con Forza.
e useremo la pedaliera. Dunque, a questo punto si tratta di trasformarsi in piloti. La pedaliera è comoda perché non è sufficiente appoggiare, puntare leggermente il piede sull'acceleratore e sul freno e rimane perfettamente ancorata a terra. Non si muove. Volante, tasto, con un piede, quello del freno, io prediligo tenere ferma la pedaliera, ma non è fondamentale perché comunque è sufficientemente bilanciata. E iniziamo a giocare. Ho scelto questo gioco, ma potrebbe essere Formula One, qualunque tipo di gioco vi interessa o vi piace giocare su console, e poi lo vedremo anche su PC ovviamente. Non guardate come guido, si tratta semplicemente di andare a mostrare come funziona la periferica, concentratevi sulla fedeltà con la quale la periferica risponde al comando e con il realismo che garantisce nell'esperienza di gioco di questo tipo di giochi, perché poi alla fine un conto è pilotare con un joypad, un conto è avere queste anche misure discrete che rendono tutto molto più definitivo. Per un volante che è costruito bene, solido, semplice da usare, compatibile con tre mondi, PC, smartphone e console, che si configurano un attimo, e poi ovviamente io ho scelto la macchina di Boy Duke. Con il piede accelero e con questo freno. Poi tasti funzione, per esempio c'è il clacson, con questo cambio la visuale e qua sembra proprio andare in macchina. Allora, la pedaliera va usata come la pedaliera di un'auto, è inutile che questo non ve lo dico a caso, perché soprattutto con un'auto così vecchia che ha, diciamo, un'impostazione un po' rigida, la pedaliera va usata con in punta di piede, diciamo, e state guidando d'altra parte e quindi le leggi fisiche non rispondono a quelle reali, quindi anche il volante non si fa così, e così come il pedale non è o tutto giù o tutto su, anche il pedale deve avere una delicatezza d'uso, e d'altra parte come in macchina, in macchina non andate o a massima potenza o a zero frenando, quindi proviamo a fare un po' di off-road. Andiamo un po' di guida libera. E come dicevo prima, la macchina ha un comportamento estremamente realistico. Poi su una macchina così rigida come una muscle car americana, che ha delle sospensioni un po' alte, un po' morbide, prendere curve come se fosse una sportiva non è stata una scelta ideale. Però guidiamo donna americana, guidiamo dalla Boy Duke. Come sempre, a meno che non volete puntare sulla curva, è meglio frenare e poi girare e raddrizzare. Vedete? Raddrizzare, se no, quando accelerate, se no succede questo. È una macchina. Quindi quando accelerate di botto, volete essere il più possibile dritto. Se no vi finisce in pendolo, a meno che non volete fare i cosiddetti puntelli, che sono questi. Raddrizzate, frenate. Adesso vediamo se riesco a farlo.
facciamo su questa curva qua, mi punto, giro, potete anche giocare tra acceleratore e freno, è divertente. Per esempio, soprattutto se volete entrare anche un po' veloci, un po' rapidi, ricordatevi sempre di raddrizzare il volante, la prima pedana un po' rapida. Entrate in curva frenando, giocando col doppio pedale, equilibrate la macchina e come vedete non si accelera mai girando il volante. Questo è il risultato. Se non riuscite a controllare la macchina, uscite in curva perché avete accelerato tenendo il volante girato. La raggiungiamo quella. Terzo e ultimo ambito nel quale il Seraphim R1 Plus si propone è quello del PC. E allora colleghiamo il volante al PC. Cosa dobbiamo fare? Beh, molto semplicemente, al PC si collega ovviamente esclusivamente via USB, quindi scolleghiamo tutto il resto, spegniamo. Colleghiamo il volante alla porta USB del PC, arrivo. Intanto che si carica, vi dico che a dispetto di quello che può sembrare un... parte il monitor, faccio complimenti a Philips, monitor meraviglioso, monitor Momentum 4K, pazzesco, l'avete visto anche voi. Rispetto a quello che si può pensare, dalla configurazione, cioè da mouse e tastiera, un po', come dire, vintage, ma sono io, mi accompagno da talmente tanto tempo che ormai ci sono affezionato. Il PC è un PC carrozzato, è un PC gaming, è la nostra piattaforma di riferimento su cui lavoriamo, e quindi vi dico che è un i9, giusto per farvi capire il taglio del processore, i9, 16 GB di RAM, doppio disco SSD da un terabyte ad alta velocità, Western Digital, entrambi i dischi, scheda madre Asus ROG, sistema di raffreddamento e alimentazione Cooler Master e soprattutto, luci in fondo, il vero elemento di potenza, la scheda grafica basata su PC AMD Radeon 2600XT. Ora, la configurazione è gaming, non è una configurazione gaming di fascia altissima, è una configurazione gaming adeguata, che comunque permette di giocare fluidamente a qualunque tipo di gioco. Volutamente non è il top, ma è un mid range di più spostato verso l'alto, proprio perché è anche un benchmark nostro per capire come funzionano le cose. Allora, anche qui Forza Horizon, e anche qui, se tutto è andato a buon fine, ed è andato a buon fine, si accende la lucetta rossa, che è questa qua, quella di prima. Questo è il vostro, è la vostra cartina al tornasole, questo è l'indicatore che vi dice che se state usando la console o il PC sta funzionando perfettamente, è tutto perfettamente configurato, luce rossa ferma. Ovviamente con lo smartphone no, perché lo smartphone mi ha visto che sfrutta il giroscopio e sfrutta l'aggancio per simulare la rotazione
del touchscreen solo in modo più preciso. Giochiamo. Premetto un paio di cose, tanto che aspettiamo. Il collegamento via USB del Serafine R1 Plus a Windows è immediato, plug and play, ovvero non ci sono bisogno di driver, non c'è bisogno di niente, non c'è bisogno di installare alcunché. Viene riconosciuto il gioco. Ancora in questo caso stiamo usando Forza Motorsport, anzi Forza Horizon, e ci ritroviamo, avendola appena usata su Xbox, con la configurazione perfettamente sincronizzata con la visuale che vogliamo noi. Allora, l'esperienza di guida è la stessa, anche perché stiamo parlando di volante, ovviamente, quindi è il volante che reagisce in maniera precisa. Guardate con che cura riesco a fare le curve, giocando bene con l'acceleratore, senza esagerare. Ecco, differenze, a parte la grafica, che qui vabbè, il computer, seguiamo questi. Mazza, non siamo sullo sporco, adesso tanto ritroviamo. E niente, quando si accelera con il volante leggermente piegato, va via sta macchina. Freno è preciso, è la macchina che ho scelto. Ho volutamente, tra l'altro, la cosa bella è che ho volutamente scelto una macchina di questo tipo perché è pesante. E poi comunque non c'è nessun paragone a usare una muscle car rispetto a una macchina un po' più... Guardate queste. Allora, qua voglio farvi vedere anche il dettaglio grafico, che prima abbiamo visto l'Xbox, chiaramente questo è un computer con una grafica di un certo rilievo, ovviamente è più curata. Andiamo giù di qua. Qua bisogna guidare sulle uova. Giù dritti, puntata, via, op. E qua cambia tutto, non vibra più ed è interessante, la strada è cambiata. La cosa fondamentale, ve lo dico subito, per giocare bene, ma ve lo ripeto, già ripetuto, ma ve lo ripeto a maggior ragione, soprattutto quando avete una simulazione così realistica, perché ora ve lo svelo, qui su questo PC ho impostato non la modalità, diciamo, gaming più arcade, ma la modalità molto realistica di guida. Infatti non so se sono notate anche i danni, eccetera. Quando giocate giochi di guida su PC, console, e usate un volante come questo, che già vi restituisce delle buone sensazioni fisiche ed è un aiuto notevole, la cosa fondamentale da fare è parzializzare bene pedale acceleratore, perché sono quelle le cose che vi aiutano a guidare. E mai girare tutto o usare tutto l'uno, tutto l'altro.
una parola, fighissimo. Per un appassionato di giochi racing come me, adesso qui non, magari non ho fatto vedere molto, ma anche perché volevo concentrarmi sul cercare di dimostrare il più possibile il livello di reattività del volante. Però indubbiamente è una sensazione divertente quella di poter, qui avete i comandi, di poter usare un volante su un gioco che vi piace, su Formula One, che è in realtà poi il mio ambito preferito, perché prediligo più la guida, come dire, pulita a questa guida un po' più alla Boy Duke. Ecco, con Formula One io mi sono divertito un sacco a fare traiettorie, a emulare, a cercare il limite e anche a sbandare, perché è bello di poter sbandare, non è come quando si ha il joypad in mano o un altro strumento, anche solo il telefonino, ma è la possibilità comunque di tornare piano piano a una posizione, di aggiustare, di divertirsi, di trovare delle sensazioni, di surrogare delle sensazioni che sono quelle tipicamente dell'auto. Mi piace? Sì, promosso tantissimo. La semplicità d'uso, il livello di qualitativo dell'impugnatura, comunque è molto stabile. L'impugnatura stessa, che ha questo effetto di gomma satinata con questa forma per inserire il pollice, che è davvero 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 volante sportivo. Le dimensioni e tutto, per me è un 10 più, visto che è un Seraphim R1 più, io dico che il voto è 10 più. Ottimo prezzo, ottima qualità, ma soprattutto per gli appassionati di giochi racing, massimo divertimento.